Stamattina ci hanno segnalato la presenza di numerosi bustoni abbandonati vicino ai bidoni della spazzatura in largo Giordano Bruno, nella zona della cosiddetta Movida. Abbiamo aperto i bustoni, abbiamo individuato chi ha abbandonato i rifiuti indifferenziati, fuori orario e soprattutto fuori dai bidoni della spazzatura. I gestori di due locali di quella zona sono stati sanzionati. Il sindaco De Caro si affida agli occhi elettronici per stanare gli sporcaccioni. Da una settimana a Bari sono attive telecamere nascoste per individuare chi sporca in città, chi riversa rifiuti ingombranti per strada, chi non rispetta le regole, ha reso noto il primo cittadino. Su Facebook ha lanciato un "ci fate schifo" ai gestori di due bar e di una paninoteca ambulante che avevano lasciato rifiuti attorno ai rispettivi esercizi. Ci fate schifo perché fate affari la sera e la mattina abbandonate i rifiuti sugli stessi marciapiedi che poi la sera sono frequentati dai vostri clienti. Ci costringerete a sanzionarvi chiudendo l'attività commerciale per qualche giorno o comunque ci costringerete a non frequentare più i vostri locali. Tra qualche giorno i baresi potranno scoprire che stiamo agendo anche con le telecamere nascoste. Non posso dire ovviamente in quali zone le abbiamo sistemate, ha fatto sapere De Caro. Per quanto riguarda i gestori delle attività commerciali che lasciano sacchi di rifiuti indifferenziati e fuori orario all'esterno delle proprie attività, De Caro annuncia tolleranza zero, 3 giorni di chiusura dopo la seconda multa.